La siccità non allenta la presa, prevista una nuova ondata di caldo. A soffrire vigne e oliveti, perdita di produzione dal 20 al 30% del foraggio con costi maggiori per le aziende. Migranti, più controlli a Chiavari per evitare la tratta di persone da Genova e dall'entroterra e l'accattonaggio molesto. A chiederlo è il sindaco Marco Di Capua dopo l'incontro con il prefetto. Ricorre oggi il 250esimo dall'incoronazione del quadretto di Montallegro. Con il trascorrere delle generazioni a Rapallo, la fedeltà al legame con Maria è rimasta forte e vigorosa. Prosegue positivamente la sperimentazione della spiaggia per disabili a Zoagli. A gestirla è l'associazione Tetraplegici Liguria Onlus, il servizio richiesto da molte famiglie, anche fuori regione. Estate giovani, questa sera andremo a conoscere il campo di seconda e terza media dell'Associazione Cattolica Ragazzi a Neirone e quello di prima e seconda media di Carasco a Barbagelata. L'inizio alle 21:10 su Telepace 1. Il Palio Marinaro tende la mano a Visso, uno dei comuni più colpiti dal terremoto dell'Italia centrale. Nella cerimonia di premiazione la consegna delle offerte raccolte. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. È un periodo di forte siccità in tutta Italia. A soffrire anche il Tiguglio. Nei prossimi giorni i meteorologi prevedono un nuovo picco di caldo e la Liguria non rientra tra le regioni che hanno chiesto lo stato di calamità, ma resta la preoccupazione per gli agricoltori e le aziende locali che devono fare i conti con spese crescenti e una diminuzione anche della produzione. Il primo servizio del giornale, lo vediamo insieme. Quali sono i dati che avete in questo momento legati alla siccità che sta colpendo gli agricoltori locali? I dati non sono molto positivi, in quanto, come buon sapere, vediamo tutti i giorni che la mancanza d'acqua dà problemi per la scarsità della produzione dei frutti, quindi i frutti non riescono a ingrossare o se ingrossano hanno produzioni inferiori. Questo si vedrà sull'ulivo, è proprio imminente, invece sull'uva abbiamo dei problemi perché nel frattempo che nel proseguo della produzione, ora l'ingrossamento del frutto, dell'acino, non mancando l'opportunità di poter bagnare o che venga dalla pioggia dal cielo, sta dando dei risultati negativi e sta dando da una parte una problematica, quindi il crescimento del frutto che è grave e quindi una mancanza di produzione. Dall'altra parte, avendo una mancanza di produzione, la qualità dovrebbe essere migliore, però bisogna portare a casa il risultato, bisogna portare a casa il prodotto e quindi ad oggi la vedo ancora molto lunga e difficile. Dato che è difficile poter aumentare ancora il prezzo del prodotto, quanto penalizza questa situazione l'agricoltore con le spese che deve affrontare? Sicuramente darà un grosso impulso negativo. Adesso le posso garantire che sulla questione del foraggio, che magari prima non abbiamo parlato, abbiamo una perdita dal 20 al 30% di produzione e quindi, come ben sa, aumenterà il costo del foraggio per i nostri allevatori come minimo di un 20-30%, se non anche 40%. Prosegue l'attività di lotta all'evasione fiscale che il Comune di Sesse Levante sta portando avanti ormai da parecchio tempo. Fino al 30 giugno di quest'anno sono stati avviati 530 controlli relativi alle residenze. Di questi, 327 sono sfociati in accertamenti di residenze fittizie. 95 persone sono state cancellate dall'anagrafe a seguito di tali accertamenti. Inoltre sono stati avviati 1562 accertamenti IMU, 89 accertamenti TASI e 83 accertamenti TARI. Il contrasto all'evasione fiscale è una delle priorità dell'amministrazione comunale, ha dichiarato il vice sindaco e assessore al bilancio Pietro Gianelli, che ha annunciato che a breve sarà implementato il software di indagine in dotazione all'ufficio tributi per effettuare controlli incrociati in automatico con i dati di altri uffici comunali. Inoltre, nella seduta di ieri, la Giunta Comunale ha deliberato di applicare la facoltà recentemente prevista dalla normativa nazionale che consente ai cittadini con controversie tributarie pendenti
pendenti col Comune, di saldare il debito dovuto senza applicazione di sanzioni. Più controlli a Chiavari contro l'accattonaggio molesto. A riferirlo il sindaco, che intende porre un freno a quello che da più parti viene segnalato come una tratta di migranti da Genova verso Chiavari, dove arrivano a chiedere l'elemosina. Marco Di Capua ha annunciato controlli più ferrei da parte dei vigili urbani dopo l'incontro di ieri con il prefetto. Lo abbiamo intervistato. Mi è stato riferito da diversi cittadini che vi è addirittura una sorta di tratta, vale a dire vi sono dei pullman che portano i migranti di Genova a Chiavari, uscita dall'autostrada, e perché poi vengono a fare l'accattonaggio nella nostra città. Il prefetto mette di segnalare questi episodi, anche quei fenomeni di accattonaggio molesto, di segnalarli con la polizia municipale, prendere i giusti provvedimenti affinché queste persone perdano beneficio all'assistenza in Italia e vengano quindi espulsi dal nostro paese. Questo è quello che faremo, faremo dei controlli con la polizia municipale presso tutti gli esercizi commerciali. Addirittura a settembre preparerò un nuovo regolamento di polizia municipale che prevederà addirittura il DASP per queste persone, e faremo anche controlli all'uscita delle autostrade se vi sono questi fenomeni di tratta di questi migrati. Dopo le elezioni la spattatrice non è più passata a rialto. A denunciarlo è il consigliere di minoranza del gruppo Noi di Chiavari e anche Chiavari Sempre al Centro. In un'interrogazione chiedono come mai non sia stato più eseguito il provvedimento attuato dalla giunta precedente, che prevedeva il passaggio del mezzo ogni 30 giorni. La polizia municipale di Santa Margherita Ligure ha denunciato un ventenne di Milano per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. I fatti risalgono alla settimana scorsa, ma la notifica in procura è stata formalizzata soltanto oggi. Il ventenne alla guida della sua moto non si è fermato a un posto di blocco della polizia locale e si è dato alla fuga. Successivamente ha causato un incidente dopo il quale è scappato via a piedi. Con lui c'era un coetaneo che si è rotto la gamba ed è stato quindi portato in ospedale. Il caso vuole che la mattina stessa la mamma del ventenne ha denunciato il furto della moto al comando di polizia. Le indagini hanno portato a scoprire che il giovane aveva raccontato alla madre di aver subito il furto del mezzo, quando invece era lui alla guida e lui aveva procurato il sinistro. Per il ragazzo, oltre alla denuncia, scatterà quindi anche il ritiro della patente. Ancora cronaca, hanno tentato di rubare la borsetta ad una donna che si trovava all'interno di uno stabilimento balneare. È successo ieri sera a Chiavari, si tratta di due giovani che, sorpresi dai bagnanti, si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che, ricevuta la descrizione dei due soggetti, hanno iniziato le ricerche e in tarda serata i due sono stati trovati dietro la stazione ferroviaria di Chiavari. Si tratta di due minorenni residenti nel milanese, hanno 16 e 17 anni, sono stati denunciati per tentato furto. Uno è stato affidato ai genitori, mentre il secondo è stato accompagnato temporaneamente in un centro di accoglienza. I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sul monte di Portofino per soccorrere una coppia di ragazzi stranieri che si sono avventurati sui sentieri con un'attrezzatura che non era assolutamente idonea. Il fatto è avvenuto ieri sera alle 21. La ragazza aveva preso una brutta storta alla caviglia e non riusciva quindi più a camminare. I vigili del fuoco hanno allestito la barella da montagna e hanno trasportato sulle spalle la giovane sino all'ambulanza. Il 27 luglio 1767 veniva incoronato il quadretto di Montallegro. Ricorre dunque oggi il 250° anniversario. Allora la comunità di Rapallo festeggiò con gioia ed entusiasmo. Con il trascorrere delle generazioni, questa fedeltà al legame con Maria non si è spenta, anzi è rimasta forte e vigorosa. Il servizio da Rapallo. 250 anni fa veniva incoronato il quadretto di Montallegro, la celebre icona della Dormitio Virginis. La cerimonia avvenne il 27 luglio 1767, a conclusione di un iter lungo e complesso, iniziato 8 anni prima con la richiesta avanzata dai consiglieri della magnifica comunità di Rapallo, che alla presenza del capitano fanno proprie le istanze dei massari del santuario. Il quadretto sarà la 243esima immagine mariana incoronata dal capitolo di San Pietro in Vaticano. Le corone poi di fatto vengono pagate da chi fa la supplica,
e costa, era costata 100 lire praticamente tutto l'iter, più due zecchini per chi aveva mosso un po' le acque per poter arrivare all'incoronazione velocemente. L'anniversario non riveste solo un'importanza storica, ma ha una valenza spirituale. L'incoronazione di Maria, infatti, fa della Madre di Dio una regina, sì, ma una regina del servizio e del discepolato. Più che una memoria di esaltazione, direi che è una memoria che ci richiama al discepolato. Maria ci dice: io voglio essere onorata qui, e essere onorata qui penso che voglia dire non solo qui a Rapallo sul monte, ma qui nell'icona, cioè nel significato dell'icona. A Rapallo ogni data legata all'apparizione di Maria Montallegro ha una rilevanza particolare per tutti, credenti e non, e la tradizione legata alla devozione mariana non si spegne, anzi resta forte e vigorosa anche con il trascorrere delle generazioni. I giovani rapallesi ancora oggi sono fedeli al legame con la Vergine, apparsa sul colle che domina Rapallo 460 anni fa. La volontà con cui ci si sveglia per andare alla novena, e il fatto di poter essere lì, anche la fatica di arrivarci, è un segno che secondo me rappresenta veramente la volontà di poter testimoniare questa passione nei confronti della Madonna. Le parrocchie del Vicariato della Valle Sturla organizzano una gita pellegrinaggio al Monte Caucaso, appuntamento per sabato 29 luglio. Il ritrovo alle 8 a Borgonovo, alle 8.10 a Borzonasca. Il percorso a piedi partirà alle 8.45 da Barba Gelata e alle 11 è prevista la Santa Messa sulla vetta del Monte. Il pranzo sarà al Sacco al Rifugio. Per informazioni questo è il numero di telefono cellulare 333-6963-815. Ripeto, 333-6963-815. Questa mattina alla spiaggia per disabili di Ghiaia, a Santa Margherita Ligure, è stato consegnato uno scooter elettrico per permettere alle persone con difficoltà motoria di percorrere il red carpet. Lo sportello Informa Disabili gestisce il progetto Mare per Tutti di Santa Margherita e dallo scorso anno anche a Zoagli, dove siamo stati per vedere come prosegue questa sperimentazione. Vediamone insieme. Da 20 giorni di sperimentazione nel 2016 a un mese e mezzo di attività durante l'estate di quest'anno. È il percorso compiuto dal progetto Mare per Tutti che ha l'obiettivo di offrire alle persone disabili la possibilità di godere della spiaggia di Zoagli. Il percorso è nato 10 anni fa a Santa Margherita Ligure grazie alla collaborazione tra Sportello Informa Disabili e la Giunta Comunale e dallo scorso anno coinvolge anche il Borgo di Zoagli. Il personale, appositamente formato, è dell'Associazione Paratetraplegici Liguria Onlus, che viene stipendiato ora per le ore svolte in spiaggia, grazie anche al contributo del Comune, che ha dato una mano anche per quanto riguarda le attrezzature. Abbiamo la disponibilità gratuita dei lettini e della postazione all'ombra e poi offriamo il servizio di trasporto del disabile dal lettino all'acqua tramite speciali carrozzine che permettono appunto l'entrata dentro il mare. Quando il disabile viene, appunto, lo facciamo accomodare, il tutto completamente gratuito, e però deve essere accompagnato da un suo accompagnatore, perché noi appunto offriamo la postazione e il trasporto in acqua, ma non siamo responsabili né a terra né in acqua per assistenza al disabile stesso, quindi deve essere aiutato appunto da un suo accompagnatore per mettersi sul lettino e poi anche in acqua per nuotare, o è in grado di nuotare da solo o comunque deve essere accompagnato da un suo accompagnatore. Per i responsabili dell'Associazione Paratetraplegici Liguria Onlus, il progetto Mare per Tutti sta dando frutti positivi. Sono tante le persone disabili che usufruiscono del progetto e ci sono famiglie che vengono da fuori, ad esempio da Milano, che chiedono di implementare il servizio per il prossimo anno. Se questo progetto avrà successo e verrà coinvolta tanta gente, spero che si allargherà con più postazioni, più lettini e tutto, proprio per garantire appunto a tutti di poter venire qui al mare. Torniamo alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno denunciato una coppia di italiane di 50 e 46 anni per furto di animali. Le indagini sono iniziate nei primi giorni di luglio, quando un uomo di origine straniera aveva segnalato tramite social network la scomparsa del suo cane meticcio sul lungomare di Chiavari in un momento di distrazione. Poco tempo dopo, un abitante di Mezzanega aveva segnalato la presenza del cane all'interno di un'abitazione in una frazione dove effettivamente il padrone lo ha ritrovato. Gli occupanti della casa lo hanno restituito senza spiegare perché l'animale si trovasse lì.
L'uomo quindi ha presentato denunce ai carabinieri di Chiavari, che hanno avviato un'attività di indagine per identificare i due e si sono recati nella casa che era stata segnalata, chiedendo l'intervento del personale veterinario della ASL 4. Nell'abitazione sono stati trovati due cuccioli chiusi in una stanza, mentre altri tre cani sono stati trovati chiusi nel bagagliaio dell'auto, posizionata alcune centinaia di metri da questa abitazione. I due, che in un primo momento avevano negato il possesso di altri cani, sono stati denunciati per maltrattamento di animali. L'uomo aveva già precedenti per furto di animali. Con un recentissimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati prorogati dal 31 luglio al 20 agosto i termini per il pagamento delle imposte sui redditi dei contribuenti titolari di redditi di imprese e professionali, escluse quindi le persone fisiche. Poiché i provvedimenti, oltre a essere stati emanati in forte ritardo, contenevano delle contraddizioni, sono già stati integrati con successivi comunicati stampa e non si escludono ulteriori rettifiche. Ora spazio allo sportello Economia della settimana con il focus detrazioni. Può partire la sigla. È possibile detrarre la commissione pagata all'agente immobiliare per l'intermediazione fornita per l'acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 euro per ogni annualità. Perché sia riconosciuto il beneficio occorrerà compilare il quadro E, rigida E8 e E10 del modello 730-2017 o il quadro RP del modello Redditi PF 2017 con l'inserimento del codice spesa 17. Nell'atto notarile le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà con le modalità di pagamento, l'eventuale ricorso ad attività di mediazione, le eventuali spese per queste attività di mediazione con i metodi di versamento e l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Occorre poi tenere presente che la detrazione dell'imposta lorda è pari al 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti all'agente immobiliare, ma anche che la detrazione spetta per l'acquisto di diritti reali minori, per esempio l'usufrutto, ferma restando la condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, ossia quella dove il contribuente o la sua famiglia dimorano abitualmente. L'abitazione principale non corrisponde necessariamente all'acquisto di un immobile con le agevolazioni prima casa. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà, anche se la fattura è intestata a uno solo di essi. Se il compenso viene pagato in data anteriore o a seguito della stipula del preliminare di vendita, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, a condizione che questo preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l'acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi utile. Per ottenere la detrazione di 190 euro in sede di presentazione del modello 730 per il 2016, il contribuente dovrà procurarsi questi documenti: la fattura emessa dal mediatore immobiliare e la copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile, nel quale sono riportati l'ammontare della spesa sostenuta, le modalità di pagamento, il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Una comunicazione di servizio dell'ASL 4 Chiavarese. A Rapallo, il prossimo 3 settembre, la dottoressa Angela Diazzi cesserà l'incarico provvisorio a seguito della copertura definitiva della zona carente di assistenza primaria. Gli assistiti della dottoressa Diazzi sono invitati a presentarsi a partire dal prossimo 4 settembre presso gli uffici dell'anagrafe sanitaria del distretto numero 14 a Rapallo, nei locali dell'ospedale di San Pietro di Novella, muniti del libretto sanitario per provvedere alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Prosegue l'appuntamento con la rubrica Estate Giovani, il racconto delle esperienze dei ragazzi della diocesi di Chiavari ai campi estivi. Questa sera vi presenteremo il campeggio dell'Azione Cattolica Ragazzi di seconda e terza media a Nerone e quello di prima e seconda media della parrocchia di Carasco a Barbagelato. Vediamo. Ciao, semplicemente ciao, disegno l'erba. Donega, c'è il carrozziere a Donega, non manca niente a Donega, comune di Nerone. Qual è il tema di questa settimana? Nella preparazione con gli animatori, pensando a questo campo, sono ragazzi di seconda e terza media, è il titolo A vele spiegate. Ci siamo detti, stiamo dicendo anche questi giorni con i ragazzi, di prendere in mano la vita e riuscire a prendere il largo, a fare della vita una cosa buona, una cosa bella.
Quindi hai deciso di dedicare una tua settimana di estate. Perché proprio qua al campo? Perché comunque sono cresciuta facendo i campi, prima da animata, e anche un traguardo diventare animatori e poter passare ai ragazzi le stesse cose che ho passato io. Non giocano per loro, per vincere loro, ma giocano per costruire insieme la cattedrale. Il punto di onore è avere dato più forza, più materiale per costruire la casa di tutti. E questo ci serviva come immagine per aiutarci a capire che anche noi, anche tu e io oggi, siamo chiamati a costruire la città degli uomini così, con questo cuore. Un bel programma, perché? Perché si scoprono cose nuove. Ciao, semplicemente ciao. Vi ricordo che Estate Giovani va in onda ogni giovedì sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15, quindi proprio questa sera. La terza edizione del premio Dietro la Lavagna quest'anno sarà assegnata all'attore Tullio Solenghi. L'iniziativa è promossa per valorizzare il territorio dell'Ardesia tra Lavagna e Cogorno. La consegna è in programma venerdì 4 agosto sul sagrato della Basilica dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno. La motivazione del premio a Tullio Solenghi è scritta dagli ideatori Mauro Ferrari e Mauro Boccaccio e recita così: richiama la coraggiosa sfida allo showbiz italiano dell'attore genovese, che ha riproposto con grande successo, con il sostegno della regione Liguria, un indimenticabile, per certi aspetti inedito, Gilberto Govi. Un omaggio alla marineria e al desiderio di vivere a contatto con il mare, con la sua bellezza, la sua forza, ricreando a misura d'uomo un piccolo porto con le barche. Questa è la sensazione che si vuole suscitare con l'installazione di Un mare di oblio. Sarà presente da domani, venerdì 28 luglio, sino al prossimo 3 di agosto, sulla passeggiata del lungomare di Chiave, a ridosso dell'entrata del porto turistico Ammiraglio Gatti. Oblivion, nata da un'idea dell'architetto Marco Fosella e del designer Mario Pedron, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti ed importanti manifestazioni di arte e cultura come Made Expo, fuori Salone di Milano e Fiera della Casa di Napoli. Nel periodo di esposizione i visitatori potranno vivere e percorrere l'installazione e provare la percezione di riposo immergendosi proprio nelle sedute. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Può partire la sigla. Vediamo gli appuntamenti in programma per domani, venerdì 28 luglio. Bonassola, Montaretto e ritorno è l'escursione panoramica guidata proposta dall'associazione Prima Stella. Partenza da Framura alle 17 e ritorno alle 20.30 con aperitivo. Alla libreria La Zafra di Chiavari, Guido Lombardi presenterà Acqua Dolce, storie chiavaresi. Personaggi, fatti, luoghi reali uniti a trame romanzate, situazioni fantastiche, il tutto con inizio alle 18. Prima giornata del Fra le Mura Festival, la rassegna di teatro, musica ed arte tra i Caruggi di Framura. Dalle 19 si potrà visitare la mostra Ossi di Seppia nella Torre Carolingia di Costa. Nel cortile di Casella, aperitivo musicale con la tromba di Raffaele Köhler dalle 19.30. Qui seguiranno lo spettacolo teatrale di Elena Guerrini e il concerto del duo Carlone Biagini. Il Parco dell'Aveto propone un'osservazione del cielo stellato dal rifugio del parco Malga Zanoni, insieme al gruppo di astrofili chiavaresi. Ritrovo alle 19.30 la Malga e cena con piatti tipici. Festa in piazza alla parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri, dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici e alle 21.30 ballo con l'orchestra Caravel. Il Polvere di Magnesio Festival porta a rapallo i grandi nomi della ginnastica artistica. Igor Cassina presenterà la sua biografia Il ginnasta venuto dallo spazio alle 21 nella caffetteria pasticceria Il Dolz. In occasione della festa patronale di Sant'Anna si svolgerà la sagra gastromusicale curata dal Centro Amici Sant'Anna. Appuntamento nei Giardini Cuneo dalle 21 intrattenimento musicale con DJ set.
Il torneo di Subbuteo Derby della Lanterna si svolgerà alle 21 sul controviale di Moneglia. 24 giocatori da tutta la Liguria si sfideranno con le miniature di Genoa e Sampdoria. Alla fine saranno premiati il vincitore individuale e la squadra. Nel sito archeologico del castello di Sesta Godano si svolgerà l'incontro Medicina Popolare in Val di Vara, tenuto da Marco Ferraguti. Inizio alle 21 con possibilità di visitare il sito archeologico. Il coro dialettale I ragazzi e dei frati presenta lo spettacolo Sestri e i Sestrin, canti e poesie dialettali alle 21 ai bagni Liguria di Sestri Levante. In piazza 27 dicembre a Zoagli appuntamento con la rassegna Jazz. Dalle 21 si esibiranno Gianluca Guidi, Francesca Tandoi, Massimiliano Rolf e Fritz Landesberger. Nell'ambito del festival organistico Armonie Sacre, Stefano Molardi si esibirà con l'ensemble musicale di Rapallo alle 21.15 nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Andorra. Ai giardini della Torre del Borgo di Lavagna andrà in scena il concerto di Oriano Castelli che avrà inizio alle 21.30. Emanuela Castello questa sera ha curato con la voce la scheda degli appuntamenti. Gli appassionati del Palio Marinaro del Tiguglio si danno appuntamento per la rievocazione storica della manifestazione che si svolgerà il prossimo 23 agosto a Rapallo. L'edizione 2017 della manifestazione Remiera va in archivio con la cerimonia di premiazione che ha avuto uno sfondo di solidarietà. Vediamo quale. Una edizione tormentata, quella del Palio Marinaro 2017, che si è conclusa dopo appena due prove, una disputata a Zoagli e la seconda a Sestri Levante. Con l'annullamento della prova di Chiavari per le cattive condizioni del mare e la mancata disputa della gara di Rapallo, ma ha confermato la volontà di andare avanti con la manifestazione. Ormai è diventato un sodalizio fra l'Associazione Amatori Palio e tutti, ma veramente tutti i comuni del Tiguglio, perché si sentono protagonisti in questa manifestazione, anche perché le società poi alla fine rappresentano anche i nostri comuni del Tiguglio, quindi direi che è una manifestazione assolutamente da portare avanti, una manifestazione storica che deve avere assolutamente l'importanza che deve avere, diciamo. La conclusione del Palio si è svolta a Zoagli, nello scenario di piazza 27 dicembre, con la cerimonia di premiazione che ha visto sul palco i vincitori di Portofino, campioni in carica per i Gozzi in legno, alla settima vittoria nel Palio e gli altri equipaggi, compresi i protagonisti delle prove a bordo dei Gozzi nazionali in vetroresina, ovvero San Michele di Pagana e Circolo Pescatori Dilettanti nel femminile, sempre il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi per i seniores maschile, fra gli juniores Sestri Levante e per i master ex equo San Michele e Sestri Levante. La cerimonia ha avuto un profondo significato di solidarietà perché sono state raccolte, consegnate e offerte a Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso. Il comune che, con oltre il 90% delle abitazioni danneggiate e il 90% della popolazione sfollata, sta pagando un prezzo altissimo a causa della sequenza sismica dell'Italia centrale iniziata lo scorso agosto. Un momento a cui gli organizzatori del Palio hanno tenuto molto e che ha permesso al sindaco di spiegare perché gli abitanti di Visso vogliono tornare nel loro territorio. E mi consente di ringraziare con un saluto arrivederci da noi. Le persone che ho conosciuto fino ad ora hanno ovviamente accettato questo invito con entusiasmo, spero che molte altre se ne uniscano, perché noi non ci lamentiamo dei pochi contributi perché vogliamo essere mantenuti, al contrario, noi ci lamentiamo perché non ci mettono in condizioni di ricominciare a lavorare, che è l'unica cosa che ci interessa. Il Palio si è concluso ma non del tutto, perché gli organizzatori sono al lavoro per riproporre la rievocazione storica il prossimo 23 agosto, data che coincide con la primissima edizione della manifestazione. Il 23 agosto saremo per la seconda edizione della rievocazione storica a Rapallo, nel comune di Rapallo, perché è proprio il comune stesso che ci ha chiesto di farla presso la spiaggia di Rapallo. Questa è l'ultima notizia del nostro giornale, il prossimo appuntamento come sempre è rinnovato a domani alle ore 12.45 con il TG13. Io vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente e vi auguro una buona serata. Arrivederci.